Il 27 settembre 2013 è la notte europea dei ricercatori e a Palermo, qui al Planetario di Palermo, ospitiamo la manifestazione con tutta una serie di eventi all'interno. Avremo la possibilità di collegarci ad un telescopio remoto. Avremo la possibilità di osservare dalle terrazze della villa in diretta il cielo, direttamente dai telescopi, e abbiamo previsto poi anche degli spettacoli del planetario dedicati. Il planetario riapre dopo una pausa estiva con dei nuovi spazi dedicati alla geologia, dedicati ai laboratori creativi per i bambini, e questa sera in particolare abbiamo anche ospiti Palermo Scienza, l'associazione Palermo Scienza, l'istituto di robotica dell'ingegneria di Palermo, e quindi diciamo è un momento di coesione molto importante in questo momento tra le associazioni e tra gli enti pubblici che gestiscono. Tutto questo l'abbiamo organizzato insieme all'INAF, all'Osservatorio Astronomico di Palermo, che da quest'anno sta iniziando con noi anche un rapporto di collaborazione che porterà sicuramente a dei risultati molto importanti. Il planetario sarà aperto alle scuole e al pubblico tutta la stagione, sì, autunnale e invernale. Il planetario di Palermo, qui in sede a Villa Filippina, già dal 21 di ottobre comincerà a ospitare scuole della provincia di Palermo, scuole di tutto il territorio siciliano, con progetti e con attività di didattica che verranno fatte sia durante il giorno che durante la sera. E allora, le scuole possono usufruire del nostro spazio la mattina con due turni, dalle 9 alle 11, e il pomeriggio dalle 15, scusate, sino alle 21, quindi orari mattutini e serali. Siamo qui per presentare le ultime novità in termini di robotica e robotica sociale. Quindi qua alla vostra sinistra avete il robot Telenoide, che è un robot giapponese che nasce alla collaborazione con il più grande professore che c'è al mondo, il professor Ishiguro, che è stato il primo a fare la copia di se stesso. Invece dietro di voi potete trovare invece i robot Now, che sono altri robot umanoidi di altezza di 60 cm che sono stati sviluppati in Francia, e sempre noi sviluppiamo la parte sociale e comportamentale. E quindi noi siamo lieti di avere la possibilità di collaborare con i più grandi laboratori al mondo, pur essendo, diciamo, una nazione con pochi soldi ma molta fantasia.